Quindi si arriva a parlare finalmente, insomma, del nuovo modo di fare televisione, di fatto, di una convergenza tra quelli che sono i contenuti della TV tradizionale, diciamo, con altri contenuti, per esempio quelli che sono disponibili su YouTube piuttosto che su altre piattaforme. A che punto siamo da questo punto di vista? Ci sono state, ho visto, degli esperimenti, ci sono stati, per esempio, il Cubo Vision di Telecom, da un lato, dimmi. Sì, allora, io ho scritto di recente un post sul mio blog che si chiama Conversational, che si intitola Il vero Walled Garden è il Digital Divide. E l'ho scritto per organizzare un po' il mio pensiero che stava prendendo forma proprio su questo tema della convergenza tra televisione e internet. La parola convergenza è completamente equivocata. Negli anni 90, per esempio, per gli operatori di telecomunicazione come noi, come significava diventare una media company, cioè dei produttori di televisione tradizionale. Infatti, stiamo diventando Telecom Italia, che fa la televisione tradizionale, tra l'altro la fa anche abbastanza bene negli ultimi tempi, con buoni risultati. Però la domanda è questo quello che dovrebbe fare un operatore di telecomunicazioni nell'ambito della distribuzione media? O meglio, è soltanto questo? Perché non voglio chiaramente entrare in polemica strategica con l'azienda, però probabilmente un operatore di telecomunicazioni che non ha al suo interno un broadcaster tradizionale non ha tutta una serie di freni nel cercare di capire quali possono essere nuovi modi di fare soldi dalla distribuzione di media. E Cubo Vision probabilmente rappresenta tentativo più coraggioso, si può dire, che ha avuto Telecom fino adesso per fare qualcosa che si chiami over the top video, quindi superare il concetto della IPTV, che era un walled garden, cioè diciamo la tecnologia IP per portarti a casa la vecchia televisione. No, con Cubo Vision l'idea era creare un unico box che ti porta a casa tutta la televisione, quella vecchia e quella nuova, che è una cosa che pian piano stanno facendo tutti gli operatori di telecomunicazioni. Tra tanti ostacoli, alla fine siamo riusciti a fare questa cosa. Non è detto che questo sia il mestiere, che deve fare un operatore di telecomunicazioni, che ha parecchi asset non duplicabili da giocarsi in casa, nella conquista, diciamo, dello schermo del salotto, che è, diciamo, il, regno dell'intrattenimento e dell'informazione domestica. Non è detto che sia questo, ci sono altre potenzialità importanti che hanno gli operatori di telecomunicazioni, basta vedere quello che succede, in giro per l'Europa. Soprattutto il rischio è concentrarsi troppo su qualcosa che fa concorrenza agli hardware manufacturer, cioè i costruttori di set-top box e televisori in questo momento hanno il pallino di questa transizione, dei contenuti verso il televisore. Ma il vero problema è che, noi possiamo anche mettere in condizione milioni di italiani col televisore di fruire contenuti completamente nuovi, ma se gli italiani non lo sanno, perché tu a casa molto facilmente hai già un flat screen che si collega a internet allungando il cavo Ethernet, no? Però se non sai che c'è questa possibilità, e vi assicuro, il mondo, l'industria dei costruttori in questo momento non sta facendo nulla per, una volta venduto il televisore, che è l'obiettivo, per informare che esiste una straordinaria diversità di contenuti accessibili nello schermo del salotto, beh, se tu non lo sai questo, non hai minimamente cambiato l'attuale ecosistema dei media. Che, attenzione, il mondo dei costruttori di elettronica da, diciamo, 50 anni è alleato in modo estremamente fruttuoso con l'industria dei contenuti. Perché dovrebbe oggi essere motivato a sconvolgere tutto dall'oggi al domani semplicemente perché c'è l'attacco alla porta Ethernet del televisore? Quindi, tecnologicamente è già possibile, se uno è vagamente a un minimo di, diciamo così, computer literacy, di alfabetizzazione informatica, trova il modo, anche senza comprarsi Cubo Vision, anche senza comprarsi un set-top box, semplicemente collegando un computer con la porta HDMI al televisore, è molto facile accedere alla straordinaria diversità di contenuti che sono presenti su internet. Ma questo piccolo segmento di mercato non cambia di una virgola l'attuale ecosistema dei media.
E infatti è un mondo innocuo quello di me e te geek, diciamo che stiamo lì e siamo felici di esserci installati, per esempio, Boxee sul televisore, che non costa nulla perché è un progetto open source, e magari lo governiamo con un telecomandino che costa 9 euro a infrarossi, no? Noi, una volta risolto il nostro problema, siamo a posto. La verità è però che il vero grande ecosistema NVIDIA rimarrà immutato fino a quando sui televisori, le cosiddette Connected TV, che saranno nel 2014 già 10 milioni nelle case degli italiani, sui set-top box come quello del digitale terrestre, quando, sulle console per i videogiochi, quando tutto questo sarà intuitivo e realmente concorrenziale nell'accesso, nella facilità di accesso rispetto alla televisione tradizionale, non cambierà nulla di una virgola. Quindi non ci sarà questa straordinaria rivoluzione di cui si favoleggia giustamente da decenni, dai tempi di Chris Anderson quando parla della coda lunga, e prima ancora, se sentiamo Weinberger, sentiamo i grandi guru, loro ti dicono sta per diventare tutto molto più vario, molto più frazionato, e questo avrà un impatto straordinario sulla cultura popolare. Sì, ma il vero ostacolo, ci arriveremo comunque, ma il vero ostacolo è semplicemente una questione di conoscenza, di digital divide culturale. Finché la stragrande maggioranza degli italiani sceglierà quello che vuole vedere sulla base dell'ordine dei canali che sta sul telecomando, non ci sarà Connected TV che tenga, e continueremo a guardare Amici di Maria De Filippi, Il Grande Fratello, eccetera. Ti faccio una domanda a proposito di questo. Quindi, secondo te, per cambiare la situazione di questo quadro che hai descritto, saranno i consumatori a spingere i produttori o il contrario? Allora, ci sono degli attivisti particolarmente agitati che ottengono anche ottimi risultati quando si tratta di combattere battaglie per i loro interessi. Ricordiamo quello che è successo con la decisione della G-Com, no? Per la censura ai blog e così via. Si sono attivati e alla fine la G-Com ha fatto finta di niente e ha ritirato il provvedimento. Ma perché? Perché erano in gioco gli interessi di noi stessi, no? Di noi pubblicatori di contenuti, che siamo e rimarremo sempre una grande minoranza di persone. Come si fa a tutelare gli interessi di chi neanche sa che c'è questa opportunità in prospettiva, cioè i telespettatori? Bisogna attivare le stesse organizzazioni che tanto si sono dimostrate capaci di cambiare le cose, per fare in modo, per esempio, che si combattano delle battaglie sul terreno, come per esempio la battaglia per l'accesso neutrale ai contenuti, che è una battaglia, lasciatemi dire, soprattutto di natura regolatoria, legislativa. Capisco che ci sono temi sullo sfondo molto importanti, la net neutrality, il digital divide tecnologico, cioè il fatto che la larga banda per accedere a questi servizi è disponibile in una porzione comunque ancora insufficiente delle nostre case, eccetera. Però questi sono problemi che hanno già, secondo me, una sufficiente risonanza. Un tema che non ha la minima risonanza è il fatto che tu puoi anche mettere in condizione tutti gli italiani, tecnologicamente, di ricevere certe cose, ma se poi commercialmente, nel telecomando, nella piattaforma, ci sono sempre mille ostacoli, perché c'è sempre, per esempio, che so, il costruttore di Connected TV, come può essere Samsung, Panasonic, Sony, eccetera, nel menu contenuti online, giustamente, ma giustamente, avrà fatto degli accordi commerciali e quindi appariranno 20 riquadri con i simboli delle major e gli editori che chiaramente vorranno spingere loro come contenuti online. E quindi ci sarà Sony Pictures, Paramount, De Agostini, Gruppo L'Espresso, cioè con chi avranno fatto gli accordi. Poi ci sarà magari anche il riquadro di YouTube, perché avranno fatto l'accordo con YouTube, però sappiamo bene che si collegherà alle API pubbliche di YouTube, dove giustamente YouTube tira fuori tutti i contenuti su cui pensa di fare soldi in altri modi, che guarda caso sono quelli che funzionano meglio, che si vedono meglio e che sono sostenuti dalle major che hanno i feature channel su YouTube. Finché non supereremo questa fase di transizione in cui tutti cercano di tirar fuori qualche spiccio, senza avere in testa un vero modello di business che nasce solo dallo stravolgimento dell'ecosistema, ovviamente, ancora non ci sarà nel mondo dell'industria la sufficiente motivazione a dare il là verso questo cambiamento. E allora la palla sta nelle mani di chi tutti i giorni combatte altre battaglie. Io penso
Cioè, se abbiamo fatto tante battaglie nell'Internet Governance Forum per la net neutrality, se l'abbiamo fatta contro la G-Com per il provvedimento che rischiava di censurare i blog e così via. E ce ne saranno sempre, la storia dell'emendamento D'Alia. Vi ricordate, negli ultimi 3-4 anni ne sono successi di tutti i colori, ma la verità è che era il vecchio sistema che ogni tanto provava a testare la reazione, diciamo, della cosiddetta società civile, o quantomeno dei cittadini digitali, cioè le persone che sono consapevoli dei propri diritti digitali. Si può benissimo, come abbiamo combattuto quelle battaglie, iniziare a provare a fare un discorso di accesso neutrale ai contenuti su tutte le piattaforme, perché col desktop del computer io posso vedere qualsiasi cosa e col televisore no. In fondo sono entrambi collegati a internet. Non può essere il fatto che c'è una tastiera a fare la differenza. Stesso discorso per il telefono. Insomma, non voglio andare troppo avanti, però il tema si è capito. Assolutamente, mi veniva in mente peraltro la questione dei video di YouTube che sono visualizzabili oppure no su dispositivi mobili. Sì, lì entra in gioco anche il problema della scarsità della banda a disposizione sui dispositivi mobili collegati alle reti cellulari, no? Cioè, lì chiaramente c'è un tentativo degli operatori di telecomunicazioni di stabilire regole diverse rispetto alla rete fissa, si può assumere qualsiasi posizione, ma il problema di fondo è: non è possibile che una rete che nasce per farti navigare in un mare sconfinato di contenuti venga continuamente rimpacchettata, limitata. Questo sì, questo no, questo lo vedi in alta qualità, questo no, questo sì lo puoi vedere ma si interrompe dopo un minuto e quindi non potrà essere sfruttato commercialmente. Faccio un tipico esempio, se tu vedi un video magari per te molto importante, no? Perché è un video tuo, amatoriale, no? Che però per te ha un grande significato, lo pubblichi sul tuo account di YouTube YouTube. e esatto. Allora, se provi a vederlo, sicuramente si interrompe dopo 30-40 secondi e poi ricomincia faticosamente, indipendentemente dalla banda che sta occupando il video, se è in alta definizione oppure no, o indipendentemente dalla tua connessione. Semplicemente perché YouTube ha ritenuto che questo è un contenuto su cui non venderà mai pubblicità, perché è una cosa che ha senso per te e per pochissime altre persone, quindi non ci metterà dietro una content delivery network all'altezza per darti una user experience accettabile. Se con un computer scarso e una banda larga scarsissima di 2 megabit al secondo, provi a vedere invece l'ultimo video di Madonna in alta definizione, lo vedrai perfettamente, perché dietro c'è la major che chiaramente vuole promuovere l'album di Madonna e quindi usa il canale di Madonna su YouTube come, cioè, perché lì ci si fanno dei soldi, c'è un primo tentativo, però non c'è uno stravolgimento dell'ecosistema, è ancora, diciamo così, fare figli e figliastri che va contro la natura, il modo in cui internet è stato concepito. Io non ho la pretesa di dire che internet rimarrà sempre così in assoluto, però tutte le volte che internet ha aggiunto valore alla nostra vita, in questi 20 anni, 30 anni di esistenza rilevante per le nostre vite, è stato perché era immenso, perché era aperto, perché non era limitato e non perché qualcuno ti ha fatto pagare per vedere quel contenuto, è riuscito a tirar fuori pubblicità da quell'altro contenuto.